Incontriamo il sindaco di Ururi, Raffaele Primiani. Una giornata significativa, quella dedicata alla comunità di Villa Badessa, un rapporto che si consolida. Eh sì, dal mese di agosto che noi ci siamo incontrati in una festività dell'uccisione dei Valdarelli. E da quella giornata noi abbiamo avuto incontri proficui per questo gemellaggio. Villa Badessa è una piccola frazione di Rosciano. E noi con l'amministrazione l'abbiamo invitata a partecipare a questo rito. Un impegno che continua, quello dell'amministrazione comunale per la promozione della cultura e di tante iniziative che poi si legano anche alla minoranza linguistica Arbresh. Allora, la nostra amministrazione non ci fermiamo solo a Villa Badessa, ma anche altri paesi che noi chiamiamo gli Akushprish. Già stiamo in contatto con Piano degli Albanesi, ma anche con paesi della Calabria. Non finisce qui. Oltre alla cultura avremmo intensificare anche una rete con questi paesi. Allora vogliamo rivolgere un saluto proprio in lingua Arbresh alla comunità di Villa Badessa, un saluto che chiaramente traduciamo anche per tutti i nostri telespettatori. Mirsi Erd Trur, Juini Diakuspisti Ion. Benvenuti a Ururi, voi siete il sangue sparso nostro. Abbiamo parlato anche del sacramento della unzione degli infermi, abbiamo ricordato che non bisogna aver paura, ma soprattutto non bisogna lasciare questo sacramento solo nei momenti proprio limite della persona che sta morendo. Prima infatti si chiamava il sacramento dell'estrema unzione, invece adesso con il nuovo, anche nel rito latino, con il nuovo con la nuova riforma anche del rito dell'unzione degli infermi, si chiama l'unzione dell'infermi, non si chiama più l'estrema unzione. Cosa vuol dire questo? Che questo sacramento può essere ricevuto, anzi è consigliato essere ricevuto anche dalle persone giovani che magari prima di un intervento possono riceverlo, perché non si sa poi come si arriva, perché si può morire anche in età giovane e guardiamo le malattie, guardiamo quello che succede intorno, non possiamo aspettare che e questo sacramento può aiutare fisicamente la persona a guarire, ma soprattutto spiritualmente, e in casi estremi, se la persona non è in coma ma è cosciente, può perdonare anche i peccati. Questo è molto importante e un pochettino l'abbiamo ricordato anche ai vostri fedeli. Abbiamo invitato la comunità di Ururi, siccome sono di origine albanese, di venire da noi, di celebrare anche loro la loro liturgia, anche se nel rito latino, perché è bello così scambiare queste tradizioni, magari anche loro, e avere queste unità in preghiera di rito latino, rito bizantino, che si può poi, speriamo, anche con le chiese ortodosse entro un futuro. Dove si trova la vostra chiesa, la vostra parrocchia, quindi anche per chi volesse venire a trovarvi? La nostra parrocchia si trova sempre in Abruzzo, noi siamo sul territorio di Pescara Penne, però apparteniamo alla diocesi di Lungro, provincia di Cosenza. Siccome questa comunità era venuta nel 1743, quando si è costituita, che nel 1918 avrà 100 anni dalla sua costituzione. Allora anche la parrocchia di Villa Badessa è stata consegnata al vescovo nominato di Lungro. Incontriamo Pinuccia Campofredano, responsabile dello sportello linguistico qui ad Ururi. Si parla di origini Arbresh, di lingua Arbresh, e potremmo dire che lei è stata proprio il gancio di questo nuovo rapporto di gemellaggio. Mirmbroma Gisve, buonasera a tutti.
E io conoscevo già Villa Badessa in quanto c'ero stata in altre occasioni, sempre per lavoro dello sportello linguistico, e quindi ho proposto alla nuova amministrazione un incontro, una collaborazione con Villa Badessa, e quindi da 3 mesi c'è questo bellissimo connubio, diciamo, tra le due comunità Arbrescia. In questa comunità, quella abruzzese, la lingua però, come dire, ormai è persa. Si potrebbe recuperare? Secondo me è un po' difficile, perché quando una lingua si ferma, difficilmente può riprendere e quindi continuare a rivivere. È quello che non vorremmo che succedesse qui da noi ad Ururi. Quindi un po' tutti, e anche lo sportello linguistico, si sta impegnando a salvaguardare questa lingua che è ancora viva. E incontriamo Costantino De Micheli, assessore comunale di Rosciano, comune abruzzese, di cui fa parte la frazione di Villa Badessa. Un rapporto con si consolida quello con Ururi? Veramente è un rapporto che si consolida. Dopo oramai il terzo incontro, mi pare, almeno personalmente, vedo effettivamente che sono incontri importanti per le nostre comunità. La nostra, come è stato già raccontato, è una delle comunità più a nord, anzi forse la più a nord in Abruzzo. Incontrare le vostre comunità, in particolare la comunità di Ururi, è stato per noi, diciamo, importante da tanti punti di vista. Certo, abbiamo scoperto chiaramente qual è da parte nostra l'aver dimenticato in qualche maniera e non aver più praticato la lingua, ma la lingua in un paesino di poco più di 250 anime è stata sempre il problema principale, mentre voi l'avete mantenuta. Sono 50 anni che canto questa liturgia in questa maniera e con tanta voglia l'ho tramandato pure alle persone che sono venute sposate a Villa Badessa. Io mi ci sono talmente impegnata che gliel'ho imparato pure a loro. È possibile trasmettere questo impegno anche alle nuove generazioni? Ci sto lottando già, anche con i bambini del catechismo che cominciano dalla prima elementare. Sto cominciando man mano prima a farglielo leggere e poi a farglielo cantare. E incontriamo Costantino Gemma, presidente del Consiglio Comunale di Ururi, un rapporto che si rinnova quello con Villa Badessa attraverso numerose iniziative. Sì, oggi diciamo c'è stata un'altra tappa di questo rapporto che abbiamo instaurato con il Comune di Villa Badessa. Siamo stati già con l'amministrazione un paio di volte ospiti da loro. Oggi abbiamo avuto l'occasione di ospitarli qui da noi con una bella delegazione, abbiamo fatto una bellissima cerimonia, è stata una bellissima serata e sicuramente, diciamo, ci sarà un seguito per il futuro. Adesso toccherà a noi, perché ci hanno già invitati ad andare a Villa Badessa, e noi abbiamo rinnovato l'invito a farli venire per la tradizionale corsa dei carri che avverrà il prossimo 3 maggio. Con parole, con opere, con conoscenza, con vigilanza e famiglia.
da Uluri si conclude anche questo appuntamento di Viaggio in Molise. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96 e anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 880.